Ciao a tutti, allora, oggi facciamo un po' di test, stiamo uscendo in esterna per testare la camera per fare le live con Placido e allora io ne ho approfittato e ne approfitterò per testare un pochino di attrezzatura audio e video. Per la parte audio, così si capiscono veramente le diverse situazioni, proveremo un Sennheiser gelato con attacco Lightning per iPhone, un Sennheiser Lavalier sempre con attacco Lightning per iPhone e infine uno Shure, vedete, direzionale tipo video mic sempre con attacco per iPhone. Per la parte video giocheremo un pochino e quindi testeremo le quattro lenti Moment che mi sono state mandate, quindi un super fisheye, un'ottica grandangolare, un'ottica macro e un tele. Vediamo cosa succede. Eccoci qua. Allora, eccoci qua. Stiamo andando, dov'è che stiamo andando, Placido? Ma su quella montagnetta spirale che hanno fatto adesso al Portello, che è qua davanti al nostro ufficio, uno dei posti più iconici di Milano, della nuova Milano. Quello dove bisogna sì, sì. Camminare? Sì, esattamente. Ok, allora cominciamo con spiegare che cosa stiamo utilizzando. Adesso io sto tenendo l'iPhone con il trepiedino Manfrotto, io c'ho già il fiatone adesso, figurati come ce l'avrò su in cima, aiuto. Quindi sto usando il trepiedino Manfrotto con il clamp Manfrotto, sempre. Il Pixi. Esatto, quindi è praticamente a mano. E ho attaccato al mio iPhone 7 Plus l'ottica Super Wide. Sì. E vedete che ha un po' questo effetto GoPro, ok? Quindi è molto, molto, molto grandangolato, guardate, vedete la linea dell'orizzonte è curva, le linee verticali sono curve. Ma si sente adesso? Ma l'audio come sarà? L'audio in teoria dovrebbe essere pessimo perché in questo momento siamo in strada e stiamo usando l'audio incorporato dell'iPhone. Lo stiamo facendo per farvi sentire le differenze. Ok, abbiamo fatto due piccole modifiche. Abbiamo cambiato lente, quindi siamo passati da un super wide, cioè super fish, non so, chiamiamolo come vogliamo, quindi a un grandangolo abbastanza normale. Quindi vedete che, come dire, è tutto un po' meno effetto GoPro. Certo. Diciamo che la vista è ampia, però non ci sono grandissime differenze, hai ragione. In teoria, come giustamente ha fatto notare Placido, quello che ho detto prima non l'avrete sentito. Perché? Perché la seconda modifica che abbiamo fatto è stata quella di inserire un microfono direzionale nel jack Lightning del mio iPhone. Ed è uno Shure, non mi ricordo come si chiama. Quindi in teoria, adesso ci siamo un po' allontanati dal traffico, però in teoria dovreste sentire un audio buonino. Sicuramente migliore di prima e sicuramente in questo caso quasi assente. Questo è proprio l'effetto classico del microfono direzionale. Vedete, più io lo avvicino, più l'audio entra a fuoco, più mi allontano, più l'audio si allontana. Prova a parlare, Placido, adesso che non sei inquadrato. Adesso non dovresti sentirmi quasi per niente, invece adesso ti sei girato, dovresti sentirmi bene. Ecco. Ecco, questa in sostanza è la differenza tra un microfono, diciamo, omnidirezionale ed uno direzionale. Quindi va bene per isolare il suono che voi volete mettere a fuoco, va meno bene perché totalmente dipendente dalla distanza del soggetto, quindi se siete molto lontani si sentirà pochissimo. Mentre camminavamo abbiamo fatto solo una modifica sull'audio, cioè abbiamo sostituito il microfono direzionale Shure con una clip che si dovrebbe vedere di Sennheiser. Questo tipo di clip si chiama Lavalier, forse perché l'ha inventata Lavalier, credo, non lo so, francamente non lo so. Esatto. Il Lavalier è un microfono via cavo,
o meglio in questo caso diciamo che è via cavo ed è collegato direttamente sempre attraverso la porta Lightning con l'iPhone. Lo svantaggio diciamo del lavalier qual è? Intanto che è omnidirezionale, quindi rispetto al microfono direzionale di prima prende molto più ambiente, diciamo un po' di più, ecco, e poi che si vede, quindi non è sempre, come dire, bellissimo da vedere. È anche vero che, come Placido ci insegna, ci sono molti modi poi per fare una ripresa audio anche con un lavalier senza farlo vedere, cioè ci sono delle tecniche proprio che arrivano un po' dal cinema per nascondere la clip cercando di avere un suono buono, ma senza far vedere il microfono. Il grande vantaggio qual è? È che io mi posso allontanare, posso girarmi dall'altra parte, ma comunque ovviamente il microfono sta seguendo me, quindi non segue la macchina da presa, diciamo, che nel caso specifico appunto è un telefono. Questo è il grande, grandissimo vantaggio del lavalier, che si usa tipicamente per le interviste. Colpo d'occhio. Questo è un microfono gelato, così si dice. In questo caso è via cavo, collegato sempre tramite port Lightning all'iPhone e serve praticamente a questo. Buongiorno, mi scusi. Come mai lei si trova qua? Dobbiamo andare a fare una figata in cima alla montagna, per cui bisogna scalare la montagna per salire. Bello il suo microfono, dove l'ha preso? L'ho vinto. È un culo della Madonna. Ecco, questo è esattamente quello a cui serve di solito il gelato, quindi per fare o gli stand up, cioè le, diciamo, le brevi interviste al volo, oppure gli idioti come me. Possiamo tenere lo sfondo con lo skyline di Milano? Placido, non disturberà la fontana? La fontana no, perché noi ci mettiamo il microfono sull'iPhone che noi stiamo là. Ci mettiamo un lavalier, ci mettiamo i due lavalier. Allora, prima attacchiamo questa. Elicottero. Gorilla Pad. Accendiamo la nostra Mevo. Telecamera genera una sua rete wifi praticamente, connect, boom! Guardate che bella immagine, eh? I tramonti di Milano. Possiamo schiarirla un po'? Sì. Allora aspetta, ecco qua, mi metto qua. Avete visto cosa combinano ogni tanto? Cioè, se la spostiamo su quell'albero, la spostiamo? Ci perdiamo un po' di skyline, però in realtà ci spostiamo. Allora, il problema è che stiamo cercando di evitare un controluce eccessivo, quindi ci stiamo mettendo in modo da non avere il sole in faccia, per non fare le facce tipo, ma da non avere neanche il sole completamente alle spalle per avere l'effetto. Adesso mi sembra molto migliore. Vediamo. Guarda, direi proprio così. Bene, direi che ci siamo. Lo sai che mi sa che siamo già in live da tipo 7 minuti. Prova a collegarti all'iPhone tuo. Aspetta. Ma dove siamo live? Sul gruppo. Ah, sul gruppo? Molto bene. Per fare la live con la Mevo, selezioni Facebook, scegli la pagina o il gruppo su cui vuoi andare in diretta. Adesso si sta caricando i gruppi. Video Marketing Club, preso, facciamo go live. Tra l'altro ho abilitato anche la chat. La cosa importante quando si fa la live con la Mevo, bisogna prima installare la app Vimeo dentro il gruppo, perché sennò il gruppo non ti permette di fare la live. Noi l'abbiamo installata. Sì, Placidone ha installato l'app. Dovremmo essere in live in questo momento. Nel lavoro capita di sbagliare,
capita di sbagliare. Quello che fa la differenza è il modo in cui reagiamo agli sbagli e la capacità di far tirare fuori un colpo di reni veramente che ti fa, che riesce a trarti via d'impasse, ok? E recentemente abbiamo fatto la nostra bella cazzata, che adesso non posso specificare meglio, però diciamo che con un grosso lavoro di squadra, affinando bene le nostre armi, siamo riusciti a recuperare l'errore, a imparare un sacco di cose utili e a fare anche una grossa figata. Ecco, questo è il messaggio che volevo lasciare ai posteri.